Vacca, responsabile del settore giovanile dell'Imperia, che ci spiega un po' qual è l'organizzazione e quali sono i numeri di questa stagione che è andata ad iniziare. Buonasera a tutti, come hai detto tu sono Mariano Vacca, responsabile del settore giovanile dell'Imperia Calcio. Quest'anno abbiamo iniziato con 10 squadre, 5 del settore agonistico e gli altri rimanenti del settore non agonistico. Come settore agonistico non è andata benissimo, abbiamo solo una squadra che sono gli allievi 2004 che affronteranno il campionato regionale. Gli altri non si sono qualificate, anche se siamo arrivati quasi agli spareggi, diciamo, però purtroppo nel calcio ci sta anche questo. Sicuramente ci dà spunto per le prossime partite per migliorarci, dunque dovremo battagliare e vincere i campionati provinciali per assicurarci almeno il prossimo anno il campionato regionale, che è quello che è più ambito per la società sicuramente. Società Imperia ha 230 ragazzi, l'obiettivo minimo per questa società è avere almeno 4 squadre nei regionali. Questo è quello che ci sarebbe piaciuto fosse avvenuto, però non è avvenuto e dobbiamo lavorare per far sì che il prossimo anno vada avanti questa teoria. Però è un settore giovanile che sta dando i suoi frutti, visto i molti ragazzi cresciuti proprio su questi campi che hanno fatto già il loro esordio in prima squadra. C'è qualcuno che ha fatto anche gol, un gol importante di peso perché ha dato la vittoria all'Imperia con il Genoa Calcio. Certo, questo è un altro obiettivo per noi, e questo principale è portare più ragazzi possibile all'ambizione che possono avere, dunque a giocare nella prima squadra. Per noi è fondamentale avere questa priorità. Dunque noi lavoriamo cercando di fare gli allenamenti impostati in modo tale che i ragazzi possano dare il massimo, e il massimo per noi non è sicuramente portarli in Serie A, ma arrivare a farli giocare nella nostra prima squadra, che questo è un obiettivo importante.